La nuova struttura sanitaria Venaria Reale diventerà realtà nel 2019. Questo è ciò che ha affermato il sindaco Roberto Falcone al meet-up di venerdì sera al centro d'incontro Bonino. La serata sul poliambulatorio è stata organizzata dal meet-up di Venaria Reale, che ha pensato di invitare sia il sindaco che l'assessore ai lavori pubblici, Davide Bono, consigliere regionale, e il presidente Accorsi del consiglio comunale di Venaria Reale. La serata è stata improntata esclusivamente a dare ai cittadini visione di qual è lo stato dell'arte del progetto. La struttura verosimilmente verrà completata entro i primi mesi, la primavera quindi del 2019, con l'entrata in funzione verso fine anno. Il comune, da parte sua, ha stanziato i fondi necessari per realizzare le opere di competenza propria, che sono complementari alla realizzazione e al completamento della struttura, lotto 1, per cui la struttura, che sarà un ambulatorio polifunzionale, quindi ricordiamo non essere un ospedale, sarà quindi disponibile per il territorio a partire probabilmente dal 2019.